Nuovo impianto, sì ragazzi, perché a breve, grazie alla collaborazione con un mio collega, anche lui si è finalmente per lui deciso di andare a costruirsi il suo impianto solare fotovoltaico off-grid. E allora, questo impianto diciamo che sarà molto simile a quello che ho realizzato io, ma con alcune differenze. E allora, parliamo sempre di un impianto off-grid, ok, con due inverter, perciò sempre un 5,5 kW per 2 più pacco batterie da 16 celle da 295 Ah, perciò una capacità di circa 15 kWh, ok? Come pannelli, invece, come dicevo, simile al mio, ci sono 15 pannelli solari fotovoltaici con potenza di picco massima circa 400 watt PERC monocristallino mono. Ok, e questi ragazzi sono i componenti più grandi dell'impianto. Poi abbiamo, considerando che la batteria è una batteria da costruire, da assemblare come la mia, il ragazzo aveva scelto una 150 A, una Dalì 150 A Smart. Però ragazzi, non lo so, su questo punto io, considerando che in questo momento la batteria è una e che, tenendo sotto controllo i miei dati, la mia batteria e le correnti di scarica, forse 150 A, ragazzi, è sottodimensionata. Perciò si passerà quasi sicuramente a una Dalì, però da 2,50, perché ragazzi vi dico questo? Perché la mia BMS in queste ultime settimane di sera, ok, di notte, abbiamo avuto modo di testarla con un carico un po' più grosso, ok? Per esempio il forno più l'induzione, o la lavatrice che fa l'acqua calda e consuma 2 kW più il forno. Comunque siamo arrivati anche a correnti ultra superiori ai 100 A. Perciò se mettiamo una BMS da 150 A, capisci bene che sei molto molto stretto. Inverter 2 PoV MR 5,5, ok? Perciò questo è uguale. Le celle sono gemelle, i pannelli sono gemelli. La BMS alla fine andrà a finire sempre una 250 come nel mio upgrade, perché ragazzi anche io ho iniziato dalla 150 A. E un'altra differenza è che io ho una bella terrazza, ok? Questa è la terrazza dove i pannelli sono tutti messi qui in fila che guardano verso il sole, ok? Qui ci sono i pannelli, ok? Qui ci sono i pannelli con la struttura, qua ci sono gli altri, ok? Invece lui ha un tetto a falde, ok? Tetto a falde, tipica casetta con tetto a falde, tipica casetta con terrazza, ok? Bene, terrazza e tetto a falde. Questo cosa sta a significare, ragazzi? Che tutto il lavoro che io ho fatto non potrà essere replicato, anche se lui voleva un lavoro gemello in tutto per tutto, anche come struttura, come inseguimento. No, non è possibile in questo caso. Perché? Perché il tetto non permette l'installazione della mia struttura, perché come sai, se non lo sai, vai a vedere, io ho messo i cementi, ho messo le zavorre, ok, sono fatte così, ok,
così in cemento e poi qua sopra tutte le staffe, ok? Per tutta la lunghezza della struttura e poi qua sulle staffe in ferro ho messo i pannelli, ecco, per esempio così. Per esempio così, questi sono tutti i pannelli, questi sono tutti i pannelli e sotto ci sono tutte le zavorre. Ora, queste zavorre in cemento non puoi andarle a mettere su un tetto di questi, perché se non ho capito male, la struttura sotto è fatta da legno, cioè sono delle tavole di legno, delle assi di legno, delle belle assi e poi sopra messa tutta una superficie piana. Sopra questa superficie piana ha fatto un trattamento con un materiale appunto non infiltrante per l'acqua e poi sopra abbiamo le tegole, ragazzi, le tegole. Perciò in questo caso vedrete più avanti il video della realizzazione di questo secondo super impianto con la differenza che verrà installato tutto su un tetto a falda. Abbiamo progettato di installare i pannelli. Questa, ok, mettiamo che l'appartamento, fare una riga, ok, più un'altra piccola sotto, calcolando che sono 10 sopra e 5 sotto, così da averli vicini. Ok, però ovviamente non potendoli andare a mettere tutte e 15 in fila unica, comunque questo ancora è da attenzionare bene, da scegliere la disposizione corretta. Poi che altro ci sarà di differente? Abbiamo detto la struttura. Qui ho dovuto fare strutture in cemento, ho dovuto mettere le mie barre profilate in ferro, tutto saldato, tutto tagliato su misura, i blocchi dei pannelli. Qui invece, ragazzi, sarà molto molto più semplice come struttura, però un tantino più pericoloso, perché si parla sempre di un tetto a falda con tegola. Perciò in un tetto a falda con tegola, come si montano i pannelli? Intanto si devono andare a togliere le tegole appunto nei punti cardini, cioè dove andare a mettere la struttura, il blocchetto, ok? In metallo, in acciaio e poi andare a mettere i profili, perché vanno sempre messi un profilo sopra, un profilo sotto. Questi profili, ragazzi, possono essere d'alluminio. Anzi, sono quasi sempre di alluminio, hanno una forma ben specifica e sopra questi profili si andranno a bloccare degli aggeggini, ecco, dei blocchetti in sempre alluminio o acciaio che ti ancorano i pannelli, okay, nella struttura. Ma prima di mettere i pannelli vanno fatti i fori e messe le viti passanti che si ancorano nelle tavole, ok? Nelle travi, ok? In legno. Per tutti gli interessati alle strutture di sostegno, che siano i profili, che siano le gaffe, che siano i blocchi per i pannelli, quelli laterali, quelli centrali, quei per tegola più o meno lunghi, perché poi cambiano anche di forma, ragazzi. Ci sono quelli che sono fatti così, 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 qui, così e qui vanno messe per esempio tutte le viti, ok? Qui le viti sul legno e poi qui si blocca il nostro, qui si blocca questo con dei bulloni. E poi ce ne sono altre che sono più semplici, che sono semplicemente così, ok? Ce ne sono altre che sono così, delle L, ok? Tutto con bulloni, vidi, eccetera, eccetera. Se siete interessati, ragazzi, contattate offer.fox, vi lascio sotto la mail. Grazie allo sponsor è possibile avere tutte le parti, le componenti di
struttura metallica, Made in Italy, ragazzi, produzione italiana, è un'officina specializzata negli ultimi anni in produzione di accessori per l'installazione di impianti solari fotovoltaici. E se siete, parliamo di acciaio, parliamo di alluminio, eh? Bene. Se comunque siete interessati a vedere il continuo del progetto, io vi lascio per questo video e ci vedremo al prossimo video. Ciao ragazzi, a tutti, al prossimo video.